Ah, oddio, fa strano. Lo sto attento perché ha tipo dei cosi elettrici anche ai lati. Vai, 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 veloce, piano. Ok, ma cos'è? Oh, ma voi filate per il chiurlo? C'ho i raggi laser sto coso. Signore, mi si muove cortesemente. Agro, ti sei preso una laserata? Salve a tutti, sono Drone Gamer e bentornati su Shadow of the Colossus in compagnia di quel tizio che praticamente dovrà uccidere 16 giganteschi mostri perché a quanto pare ci aveva un bisogno di faiga incredibile, accompagnato dal suo cavallo traumatizzato con evidenti problemi agrodolce e via dicendo. E probabilmente moriranno tutti sul finale. No, forse Agro si salverà. Beh, io sono anche partito all'avventura. No, Ciccio, devi fermare. Fermati! Oh, c'è pure il falchetto all'Assassin's Creed. No, cavallo, cavallo, placati. Non so nemmeno io dove buio dobbiamo andare. Sono partito dall'avventura. Oh, sono andato in direzione corretta, quindi dobbiamo andare verso di là. Ok, allora, io ammetto che questo episodio sento già i traumi che mi salgono per il semplice fatto che so che c'è il serpente. Il ciccio ci ha detto che dobbiamo affrontare una Agro, i traumi. Agro, no. Devi andare dritto, ciccio. Sono già traumatizzato perché so che sarà un serpente. Sicuramente un serpente d'acqua, con la mia fortuna. In questo episodio ci siamo affrontati l'uccello, che è stato wow, fantastico. Fantastico, il miglior colosso fino adesso. Abbiamo trovato anche finalmente un frutto. So solo uno, porca di quella porca. Se abbiamo fatto il giro più corto per arrivare nella zona che abbiamo raggiunto gli scorsi episodi. E di nuovo deserto. La zona a quanto pare è circondata da deserti, però al centro c'è parecchi cosi d'acqua. Sì, ma telecamera, porco cane, mi stai bassa? Siamo qua del ponte. Dicevo, è circondata da deserti, come a volerla tenere lontana e nascosta da tutto il resto del mondo. Mi sa che ormai ci dovremmo in teoria avvicinare. Siamo arrivati? Poi ogni tanto mi si sminchia la spada e non mi indica più nulla. Ah, perché la spada è una spada della luce, quindi se io lo faccio all'ombra il potere non funziona, quindi in teoria se vado qui il potere finisce. Ah, giusto, perché lui dice che doveva riflettere la luce del sole. E siamo arrivati anche al punto di congiunzione fra il ponte e la terra. Quindi questa zona è completamente circondata da montagne, come a voler contenere i colossi qua all'interno. Oh, a quanto pare siamo andati almeno in direzione corretta. Oh no, le lucertoline. Ah, ciccio, questa volta ne troviamo almeno una. Non chiedo tanto, una lucertola dalla coda bianca. Non c'ho chiurlo neanche a pagarlo. Niente da fare, tutte con la coda nera. Ma porco cane, o sono così rare che della serie di avere le gran botte di chiurlo, o ti servono le guide strategiche. Ma che guida strategica? Qua è già tanto circondare avanti col gioco. Beh, intanto ci siamo fatti fuori quasi la metà dei colossi, eh. Con questo episodio dovremmo farne fuori altri tre, mi sa che siamo arrivati. Quindi supereremo effettivamente la metà. Sì, mi sa che sto andando in direzione corretta. Ti prego, dimmi che non è in acqua. Forse è meglio se è un serpente di terra. Non so cosa sia peggio. E la risposta è... credo che ci sia acqua, mi sa, eh. Vedo tipo una specie di piccolo strapiombo. Ah, dove dobbiamo... beh, dobbiamo andare lassù. Agrodolce, no, agrodolce, te restami qua cortesemente. Mi piace che appena mi avvicino a una zona con i colossi, cioè subito calano le tenebre. Mi domando se il tizio sia già in acqua. Sembra tipo la zona in cui abbiamo affrontato l'uccello lo scorso episodio. Madò, 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 pepepe. Telecamera, non mi cambiare all'improvviso, che mi cacco. Ok. Oh, non c'è un arbusto che mi dia un frutto neanche a pagarlo. E io mi butto, la mia vita non ha senso senza la frutta. Va al frutta, la natura di prima mano. No, ok. Oh, oh. Mi sa che il signore mi ha scoperto. Dimmi che non sbissia, non sbissiarmi. Ti prego, non sbissiare. Sbissierà tantissimo. Ok. Cos'è? Aspetta, ma è un'anguilla elettrica? No, è un serpente elettrico con i capelli. Eh beh, qua chi non... ah no, i baffi, sono baffi. I giapponesi hanno subito traumi all'infanzia, a quanto pare, per inventarsi ste cavolo di creature. No, 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 male, 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 male. Posso uscire dall'acqua? Quello mi elettrifica la vita. No. Te scherzi, se mi si avvicina quello mi elettrifica di brutto. Oh, oh. No, signore, la sento sotto di me. Cortesemente mi lasci stare. Come diavolo lo affronto? Non posso raggiungerlo sott'acqua. Cioè, io posso andare sott'acqua un cicinino. Ma non di più bello comunque, eh. Sta facendo rumori e suoni strani. Credo di aver tanto attirato la sua... sì, ho attirato la sua attenzione! C'è un punto in cui possiamo risalire? Ma fatemi risalire, aspettate, c'è un punto lì per risalire. Ah, lo sento, lo sento. Porco cane, vuole elettrificarmi. Ah, 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 vedo la lucina blu. No, 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 ma dimmi te, ti elettrifico io la nonna. Aspetta, 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 corri, 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 corri. No, ciccio,
Tua nonna in cariola. Ok, ok. Qua dovrei essere al sicuro. Ok, adesso mi ha chiaramente visto. Ok. Il problema è che lui si muove alla velocità della luce. Ah, guardalo, guardalo che torna su. Ok. Sta tentando di elettrificarmi per davvero, non scherzavo prima. Eila. Aggrappati alla coda del colosso. Ci sto provando, signor mio. Vabbè, ma devo essere proprio giusto, giusto. Ah, e lui la tira fuori per una frazione di secondo. Ok, abbiamo la tecnologia, ma mi mancano le abilità. Coda. E sì, ciao. Devo calcolare esattamente dove emerge la coda. Che patto che non è una coda, è una pista di atterraggio degli aerei questa. Ok, ok, devo essere giusto stavolta. Salici sopra, aggrappati, porco cane. Ah, questa l'ho sentita tutta, aggrappati, preso, ok, sì, ma voi te scherzi, siamo sott'acqua, aiuto, dove sto? Non riesco neanche a capire dove boia sto. Signore, mi sa che mi sono aggrappato dal lato sbagliato, del signore. Mio Dio, ok, 10 secondi, fammi respirare, riaggrappati. Oh, porco cane. La barra dell'ossigeno non c'è, è collegata alla barra della resistenza. La telecamera è un incubo, perché se non è un incubo sta boia di telecamera non lo so. Ok, porco cane, però mi sto avvicinando ai cosi elettrici. Aspetta che mi riaggrappo perché non mi fido mica. Mi ha tirato la 220. Ok, dobbiamo stare attenti perché ogni tanto ti tira le scariche elettriche. Aspetta che ho visto il punto e papam. Ok, piano, signore si plachi. Forse può darmi la scossa solo quando è in acqua. Aspetta, vai ciccio, ok. Si è spenta la scossa elettrica peraltro. E si è disattivato anche il punto, mi sa. Mi sa di sì. Ok, dobbiamo passare a quelli più avanti. Oddio, fa strano. Devo stare attento perché ha tipo dei cosi elettrici anche ai lati. Vai, veloce, piano. Aspetta che mica mi fido che non mi ridia la 220. Forse devo stargli lontano quando è in acqua. Ecco, tipo così. Quella la senti quando è in acqua. Mi ci devo avvicinare solo quando è fuori dall'acqua. Ok, e tirargli le big coltellate. E in teoria si spegne. Ok, ormai ho capito, in teoria non mi dovresti fregare. Oh. Che faccio? Aspetta. Fammi tornare in superficie. Sei stato troppo sott'acqua. No. Ciccio, devi rimergermi. Il bastardo è stato troppo sott'acqua. Veloce, riemergi. Ok. Che fetente. Ora devo aspettare di riaggrapparmi, ci ho messo una vita prima. No, troppo vicino, non mi dà le scosse. Va che fetente. È salito per darmi la scossa. Malefico. Ok, dovrei essere allineato bene, che non riesco nemmeno io a capirlo. Già mi metto pronto ad aggrapparmi. Ok, chiaramente mi sono aggrappato. Mio Dio, che casino. Il problema è che adesso dobbiamo ripercorrerci l'intera coda. Anzi, l'intera struttura del corpo del serpente. Se il problema è che se mi sta sotto troppo, io qua ci muoio malo. Ok, signore, mi riemerge quando ha un secondo. Grazie, molto gentilo. Piano. Ok, bello che è, però comunque affascinante. Non sono un fan di serpenti, via dicendo. Però ribadisco che è tanto affascinante. Buongiorno, signore. Ok, torna su. Madonna, ora che gli arrivo alla testa è dura. Aspetta, sono quasi arrivato. Non mi star sott'acqua tanto, che prima mi hai fatto quel brutto scherzone. Aspetta, dobbiamo rimanere aggrappati, perché sennò qua si scivola ma... No, scariche elettriche, che maleducazione. Ciccio, te come al solito ti sei bloccato in culolandia. Dai, pedala. Ok, no. Non farlo stronzo. Ok, non mi ha dato scariche elettriche. Aspetta. Telecamera, giuro che chi t'ha inventato. Aspetta. È attivo? Direi di sì. Oh, direi tanto di sì. Si è attivato il punto sulla testa. Ok. Ciao ciccio. Volemo se bene, madonna. Telecamera. Non vedo una ciolla di niente. Indovina un po'. Madonna. Cos'è? Non riesco a capire. Sono ancora aggrappato? No. Cosa dovrei vedere io? Ditemelo voi. Ok. Vai, mega attaccone al serpente. Ok, è fatta. Se non mi fa il furbacchione, lo posso attaccare anche da sotto? No, non posso attaccarlo finché non siamo riemersi. Vai ciccio, mega attaccone. Ok. Aiuto. Oddio, si è incazzato un attimino. Aspetta, devo anche rifare ricaricare la stamina. Ciccio, veloce, colpi. Porco cane, mi sta continuando ad andare sott'acqua. Torni su, signore. Vai di mega attacco, carica. No. Ok, stavo per volare via. Devo caricare un po' di meno l'attacco, perché se no non riesco a dargli il colpo. Vai, pappa. Colpito, ok. Ok, c'ha avuto i baffi che gli si sono un po' imbizzariti.
scariche di fulmini, no, scariche di porchi. Non era così difficile, però carino. Oh mio Dio. No, davvero tanta fantasia nella creazione di sti colossi, non c'è che dire. Signore, mi dispiace, scusi se l'ho sacrificata a Satana. Cioè, non so a chi diavolo stiamo sacrificando queste anime, Trafiggimento di tentacoli in 5, 4, 3, 2, 1. Tentacoli? Qui tentacoli? Niente tentacoli! Olè, oggi siamo vivi, salto di gioia! Au, mi è preso un colpo! Ho fatto un salto sulla sedia! Cioè, sapevo che doveva accadere, ma è stato così traumatico e improvviso che mi sono cacato comunque. Ah, questi tentacoli! E va da sé che ci saranno 7 corpi che mi guardano e mi immagino di fare cose brutte brutte al mio corpo. Che poi proprio sono in parte ti fissano, Sono proprio di comportamento preorgia. Dai, che ci siamo fatti fuori quasi la metà, ciccio. Cosa potrebbe mai accadere se non fosse il fatto che stiamo facendo una cavolata di dimensioni apocalitticamente bibliche? Mi domando da quant'è che siamo qui, Sembra sempre la stessa unica giornata. In effetti neanch'io sto giocando da troppe ore. Scusi, ma la signorina me la dovrebbe mettere sotto ghiaccio, No? Nulla. Ok, va bene. Il prossimo nemico, Almeno un buongiorno, però. Una coda in un secchio nel cuore della foresta. Minchia, chiamo Sherlock Holmes per capire queste informazioni. Un'ombra che striscia sui muri. Non ho capito una ciolla di niente. Scusi, ma darmi delle indicazioni e dirmi, ciccio, è quella roba là. Cioè, voglio dire, sto lavorando per voi, ve le devo ammazzare. Mi devi fare gli enigmi. Perché gli enigmi? E c'ho un dubbio esistenziale. No, appena provi a sparare alle colombe. Ah, non le puoi pigliare, mi sa che le colombe non si pigliano. No. Appena provo a mirarle mi parto un via. E non posso mica fare il tiro al volo, non piglierò mai nessuno nella vita, dai. No, ci ho provato. Agro, posso pigliarti? No, agro non gradì. No, si è incazzato. Si è incazzato. Dai, era uno scherzone. Agro, dai. Volemo se... Agro, stai tipo tirando smusate sulla parete, Voglio essere onesto. Sei un cavallo, non goloso. Cretino. Ok, andiamo avanti che è meglio. Agro, sterza a destra. Ok. Mezza mappina me la potevano anche fornire, Però la luce del sole mi dice di andare di qua. Vediamo se tipo c'è un passaggio alternativo, se no farò i big giri lunghi. C'è un canyon in effetti, ma ci siamo già passati? Forse... No, mi ricorda la strada che abbiamo fatto per affrontare uno dei vecchi colossi, o magari mi sbaglio. No, sta zona proprio non me la ricordo, questo mega roccione centrale. Ok, si dovremmo essere comunque dalle parti desertiche. Ma no, sta mappa è veramente tanto grande. Cioè, considerando che era un gioco sviluppato su PS2, il tema in sé di l'open world era difficilmente sviluppabile. Luce... Luce, stiamo ancora andando giù. Non so se devo andare giù, mi sa che dobbiamo andare giù. Dove boia sono finito? Uila. Aspetta, devo andare di qua? Sembra che siamo giusti. Ok, passiamo per la caverna. Oddio. Agro piano, che tirano le smusate qua. Vediamo un po'. Ci sono i passaggi all'interno. Ehi, bello! Non male. Aspetta che devo stare attento alla cosiddetta ombra che corre sui muri, che non si sa cosa boia sia, ma vabbè dettagli. Dato che se il noto protagonista si facesse mezza riflessione, non lo so, per contestualizzare il tutto, non è che mi offendo. Oddio, alberi. Alberi vuol dire che ci potrebbero essere frutti, ma non lo... Ui, là, tempio. Agro, aspetta un secondo, volevo fare un salto faigo. Dicevo, c'è anche un tempio, ma ribadisco che alberi, io adesso devo mettermi lì praticamente a fare il piccolo Robin Hood per coprire se c'è mezza frutta. E sì, ciao. Oh, senti, mi divertirò a fare il piccolo raccoglitore di frutta in un'altra volta. Per adesso credo che dobbiamo andare in direzione del tempio. Te non mi tiri fuori la spada qua in acqua, no? Ma che... Cioè, a parte che nuoti veramente peggio del cugino della Pellegrini, In teoria questa dovrebbe essere la zona. Oddio, cosa ci manderà contro stavolta? Mi hanno dato i peggio enigmi per capire cosa diavolo sia. Cioè, non pretendo la scheda tecnica specifica con tutte le informazioni, ma non mi sento preso per il chiurlo quando dicono è un'ombra che corre sui muri. Ma dimmi cos'è, porca di quella porca. Ah sì, siamo giusti. Il ciccio ci aspetta sottoterra. Yay. Vediamo un po'. I big tempio di Indiana Jones ho trovato. Buongiorno signore, ne possiamo parlare? Mi sa che qua non si torna neanche indietro, Cioè mi hanno messo le trappole in cui devo fare parkour per evitarla. Fneta. Aspetta, ci sono delle scanalature qui. Sì, non ti devi suicidare male. Vediamo se mi ci appendi. Vai. E ok. Ciccio, no, verso l'alto. Alto. Ti faccio un disegnino, ti metto le freccine. Bravo ciccio. Ok, qua mi salti. No, più di qua. Saltami indietro. Indietro. Developpati. Vaffanchiurlizzati. Bravo. Devi parlargli in... Devi offenderlo sto tizio, se no non capisce cosa deve fare. No, sento suoni brutti.
Cos'è sto posto? Sembra tipo una vecchia arena per davvero. Oh, piccolo e coccoloso, vuole solo un po' di amore, un abbraccio. Oh no. Prima come diavolo arriviamo di sotto? Perché qua non... Beh, io non mi butto. Ah, mi devo buttare di... Ma... Mi pigli per il chiurlo, vero? Io non... Ah, ci sono le scale. Ok, un po' meno spaventato lo sono. Dimmi che tipo di sistema di scale che scende parecchio. Ok. Oh no, ma no, cos'è? Già mi ringhia dalla distanza, già mi odia. Potevamo essere amici e invece... Si sta muovendo. Dove sta andando? Cosa sei? Quanto vorrei avere la possibilità di fargli una scansione. C'ha del tipo delle cose di luce sulle zampe e dal dito le mette dei gas. Cos'è? La lucertola che scureggia ho trovato. Perfetto. Ciccio, ciao. Volemo se bene. Che faccio? Per ora è tranquillo, però non ho punti di salita. Aspetta, c'ha tipo la coda. Vediamo un attimino. Finché non lo attacco lui sembra pacifico. Aspetta, Ciccio, prova a aggrapparti. Aggrappati a coda, non c'è neanche un punto per aggrapparsi. Guarda che lucerto. No, al signore non ha gradito minimamente la mia palpeggiata. No, decisamente. Telecamera, stai ferma 10 secondi. Ok, ma cos'è? Oh, ma voi vi virate per il chiurlo? C'ha i raggi laser sto coso. No. Cos'è? Proviamo a colpirlo sulle zampe. No, decisamente. Aia, non gradisce e mi percuote a me in risposta. Ciccio. Oh yeah, che pacca non mi ha dato per dermi svenuto tutto sto tempo. Telecamera, davvero, datti una regolata. Ok, mi pare abbastanza ovvio che il signore qua non abbia punti deboli. L'unica cosa che mi viene in mente è che sta struttura è verticale e ci sono, come potete vedere, le varie feritoie. O lo dobbiamo tirare noi sopra in qualche modo, perché se no non ho idea nemmeno io. Vediamo se tirandolo sopra magari ci rivela qualche punto debole. Ah, perché ci sono anche le scale. Proviamo a portarlo un attimino in alto e... Attiralo su una piattaforma più alta. Ok, tattica corretta, grazie Ciccio. Quindi io lo posso attirare tipo quassù. Ah, vero, che qui è completamente aperto. Dov'è? Sembra che stia funzionando. Ti dice di essere l'ombra che corre sulle pareti. Ok. Aspetta un attimo, riusciamo a farlo cadere? Perché ci sono le zampe che sono dei punti luminosi. Ma non è semplice. Sì, ma mi devi star fermo mezzo secondo, Ciccio. Stammi fermo. Oh. Questo mi spara. Aspetta che mi allontano. Oddio, il gas mi fa male. Arco cane, dobbiamo stare lontani da quella specie di gas. Potrebbe essere un big problema. Io però la devo far cadere. Scusi, porti pazienza. Aspetta, ok. E... Ok, caduto. Caduto tanto. Oddio, aspetta, Ciccio, devi scendermi di sotto. Ciccio, buttati di sotto. Fotte sega se ti fai male. Aggrappati. Ok, non ti sei aggrappato. Fatto, niente, va tutto bene. Ciccio, mi devi correre. Ok, vai di big coltellata. Ok, devo dargli la più forte. Carica il colpo. Porco cane, ancora un altro colpo. Ok, li abbiamo tolto quasi metà. Me ne serve un altro. Però Ciccio, ti stai spostando troppo. Ah, troppo, ok. Ok, telecamera, non vedo niente. Dobbiamo stare lontani da quel cavolo di attacco che fa lui perché ci toglie troppa... Wow. Mi son cacato la vita. C'ho gli attacchi blaster fighi. E che io adesso devo aspettare però di ricaricare la vita, perché se no, se ricado di sotto come ho fatto prima, mi faccio un bel po' di male. Più che altro sono io che devo trovare un modo per scendere rapidamente. Ci sono tipo degli appigli qui e qui, però devo riuscire ad afferrarli in tempo. Allora, intanto attiriamo l'attenzione del signore. Ok, decisamente. Proviamo a portarlo al piano più alto. Magari maggiore è la caduta che fa e maggiore è il tempo in cui rimane svenuto. Dove sei andato? Ciccio, ma sei scemo. Ok, vabbè, va bene anche qui. Devo stare attento a non perderci troppa vita, però. Signore, mi stia fermo, cortesemente. Aspetta, una presa. Mi fa vedere un'altra zampina? Almeno due ne vorrei, salve. Ok, ora mi devi star fermo, gentilmente. Stammi fermo un secondo. Ok, aspetta, non so se... sapevo che faceva l'attacco blaster. Avevo il dubbio. Se facendolo destabilizzare, magari mi desse la possibilità di non fare l'attacco blaster. Aiuto. Beh, perché mi rifugio un attimino. Ciccio, recuperati un po' di vita. Ok, se lo faccio abbassare qui e fa... Sta cercando di buttare giù l'intera struttura, porco cane. Guarda quanto è in alto. Attacco blaster. Bastardo. Aspetta, Ciccio, devi darmi un secondo di tempo. C'ho la mira schifo io. Aspetta, però dovremmo uscire. Oh,
cacchio sono morto. Porco cane, mi sono dimenticato che faceva quella specie di gas nell'aria. E nì. Quindi, buono a sapersi, se muori devi rifarti tutto da capo. Yay, boh, almeno sappiamo più o meno quello che dobbiamo fare. Non che questo lo renda decisamente più facile, anzi. Ok, una presa e due prese. Buono, ciccio, mi devi andare di sotto. Vai di sotto e non rompere la ciolla. Ti aggrappi mentre scendi, fotte sega. E ti fai male. Non me ne frega. Ciccio, salta. Salta, salta, salta. Prendi la spada, prendi la spada, prendi la spada. Prendi la spada, non stare a farmi le big animazioni. Ok, 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 ok. Allora dobbiamo trovare il no, non ti bloccare sotto. Dai, telecamera, avanti. Ok. E adesso di big attacchi ipercarichi. Ok, un po' più indietro, un po' più indietro, un po' più indietro. Veloce che ci sta tirando su. Vediamo di non perderci l'intera giornata. Ok, fammene un altro, fammene un altro. Carica colpo, carica colpo, carica colpo, carica colpo. Ok, ok, un altro, un altro, un altro. Vai veloce, che ce la fai? Ah, arco cane. Buono, 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 sono tornato più o meno dove ero prima. Ora mi devo levare dalla ciolla molto rapidamente e ripetere l'operazione. Non è che sia difficile, per quanto credo che mi abbia visto comunque. Oh, ciccio, come mi sei arrivato dall'altra parte? Come mi sei arrivato dall'altra parte che c'è una cavolo di grata? Imbecillo. Mi riuscisse di prenderlo mentre si muove, ma mai nella vita. Stai buonino, stai buonino. Bravo, stai buono. Stammi buono che c'ho gli attacchi a schifo. Aspetta, vai giù. Ti ho beccato due zampe, ti ho beccato due zampe. Vai giù che ti ho beccato le zampe. Ok, 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 sta cadendo, ok, sta cadendo. Ciccio, buttati sotto, buttati sotto. Non me ne frega niente, ti aggrapperai mentre scendi. Vai, vai, ok. Ok, 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 veloce, 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 veloce. Siamo messi bene. Potremmo probabilmente fare un altro giro per riuscire a ucciderlo completamente. Dov'è l'altro punto? Ok, aspetta un po' più basso, un po' più basso. Vai di colpo ipercaricato. Ok. Si sta risvegliando, si sta risvegliando. Veloce. Carica sto colpo. Carica. Ok. Dai che c'è uno sputo di vita. Dai che c'è uno sputo di vita. Qualunque colpo. Perfetto. Oh. Signora, lei mi ha fatto soffrire un po' di più del primo che mi ha ucciso. Ok, non mi ero accorto che c'era l'area di schifo che mi stava uccidendo. Ero un po' preso dal boss. Carino. Carino, non male. La tattica stavolta è stata differente perché non gli saltavi addosso. Non era un colosso gigantesco, ma dovevi farlo sbattere a terra per incoglionirlo. E un altro trapanamento di giovine. Olè. Ehi, sento la voce della ciccia adesso. Curioso, mano a mano che uccidiamo i colossi sento la voce della ciccia più vicina. Apparentemente mi stai dicendo, la lasciami morire che non mi sei mai piaciuto perché dico la porca. In realtà è lei che si è suicidata perché lui lo stava stalkerando, lo sanno tutti. Non ne poteva più. E... oila! Stavolta è differente il filmato. Ah, credo sia una nostra visione. Signorina, salve, ho ucciso la metà dei colossi, non si gasi. Non è che mi riemerge tipo zombie che vuole cervelli. Perché sto tizio chiaramente di cervello non ne ha. Perché sta facendo una pirlata di dimensioni bibliche. Uila. Ok, qualcosa è cambiato. Ciccio, se apri gli occhi in tempo vedi che ci sono le genti che ti stanno per fare cose brutte brutte. Tante genti. Come stai, Ciccio? Mi spiace di averti fatto morire una volta. Oh, senti, è andata anche bene fino adesso. Siamo morti solo una volta e per una pirlata, peraltro. Come va? Ancora tutte le parti attaccate? L'odorino, l'agrodolce? Ok, subito. Neanche arrivato, già subito il prossimo colosso, il prossimo nemico è questo. Vatti a fare, ciccio. Mi rubi tempo di lavoro, se no. Il prossimo nemico, vediamo il grande indizio che ci danno stavolta. Una terra arida e gli riposa sul fondo del lago. No, 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 fondi di laghi non vanno bene. Un amaro risveglio. Ah, ok. Quindi arrivo io a rompergli le scatole. Sì, ma mi dai gli indizi un po' a culo, te l'ho già detto. Cioè, per essere genti che possono riportare in vita le donne morte, voglio dire, almeno l'abilità, ciao agrodolce, di parlare chiaramente. No, ti devo parlare in maniera molto criptica. Ma dimmi te, guardi, riparto subito all'avventura che sono anche un bambino infelice. Vediamo un po' dove si va di bello oggi. Si va, si va, si va, si va. Di là. Ok, vediamo di prendere i sentierini corretti e vi sono tutti felici e contenti. Dicevo, sono anche abbastanza infelice perché non riesco a trovare né frutta né le cavolo di lucertoline. Ma vabbè dai, la mia esperienza di giuoco sarà un attimino più complicata, ma vabbè dettagli. C'ho peraltro i falchetti che mi seguono. Guarda che roba, ciccia. Ma che fai, mi prendi in giro? Come mi fa la cacca addosso adesso, eh? Ti tiro con l'arco? Sì, non lo piglierò mai con l'arco. Allora, abbiamo un ciccio sul fondo di un lago. Io spero non sia una boss battle con l'acqua. Stiamo andando in direzione corretta per adesso. Buono, buono, buono. Mi domando se sia qualcosa di gigantesco, perché l'ultimo è stato abbastanza tascabile come colosso. Però carino.
Si sono inventati anche i colossi con i blaster e i gas benefici, a quanto pare. Aspetta un po', ho visto una, tipo un tempio. Bravo, agrodolce. Ho visto tipo un tempietto sulla destra, laggiù. E ribadisco che mi sarebbe piaciuto sapere un attimino di più sulla lore, sul Pothos. Se ho messo qualcuno che ti parlava, che ti introduceva sulla storia, il passato, miti e leggende. Sarebbe stato più carino, così... lasci il gioco rimane un po' fine a se stesso. Ah, ciao. Praticamente devi uccidere dei boss. La scusa è che devi portare in vita la tizia. E dammi qualcosa in più. Vabbè, vabbè. Te voglio dire, Ico e Shadow of the Colossus sono due giochi icone della PS2. Intanto guardo anche le pareti delle montagne, perché della serie si sa mai, trovo la fantomatica lucertola calaca da bianca. Non ne piglierò neanche una a pagarla. Uilla, che nebbione che c'era a queste parti. Cos'è? Sto ancora andando in direzione corretta. Pare di sì, mi ci sto avvicinando in qualche modo. Non mi dire che è una... Cosa sono? Dei geyser? Vediamo di trovare intanto un punto d'accesso. Tipo qua. Telecamera, sei un incubo. Non vedo niente. Oddio, non mi dire che la battaglia è in mezzo alla nebbia. Sento rumori brutti. Sì, sono dei geyser d'acqua bollente. Oh! Ecco perché la natura qua è tutta rovinata. Quindi siamo effettivamente sopra una... sopra un vulcano. Aspetta, lui parlava di un lago. Con lago non intendeva lava, vero? No, perché sarebbe tanto inquietante. Là ci sono anche torri strane. E noi dobbiamo andare in questa direzione. Oh, c'è la grotta. Intravedo un'inquietantissima grotta. E credo che quello sia signore. Salve, buongiorno, ne possiamo parlare? Mi sa che la cosa non può essere risolta in maniera civile. Oh, ma che begli occhioni. Oh, cacchio, è grosso. Oh, cacchio, è grosso. Non vedo pelo. Ha del pelo sotto... Cos'è un gigantesco granchio? Ma mi prendi in giro? Sembra incazzato con me, peraltro. Buongiorno. No, 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 no. Ma sei scemo? Cioè, neanche arrivato già mi fai gli attacchi. Ok, potrebbe essere un big problema. C'ha gli attacchi laser. E nonno laser questo. E vabbè. Sei scemo. E i geyser là dietro c'entrano di sicuramente qualcosa. No, non li avrebbero messi. Beh, ciccio schiva, ciccio schiva. Qua ci morirò ancora prima di aver iniziato la battaglia, mi sa, eh. Il signore neanche mi sta seguendo. Ok, adesso ha cominciato a seguirmi. Allora, tiriamolo verso i Gindens. Tutti i geyser potrebbero essere la soluzione in qualche modo. Madò. Cavallino goloso, levati che c'ho i laser che mi attaccano. Ok, è grosso, è tanto tanto grosso, porco cane. Sì, ciao. Io ci muoio prima. Allora, andiamogli sotto, perché sotto non può attaccarmi quei laser. Che fa? Che fa? Oddio, tira una panciata. Aspetta. No, ok, non ha tirato una panciata. Non ci sono punti di salita sulle zampe. Forse sta coda dietro, ma neanche. No, perché c'è il guscio sopra. A parte la telecamera, che ribadisco è una bestemmia in sto gioco. Provo a danneggiarlo con i geyser. Non trovo altra soluzione al momento. Aspetta che provo a riposarmi qua dietro dove essere sicuro. Non penso possa attaccarmi. Lui comunque è lento a girarsi. Signore, porti pazienza che mi sto ricaricando un mattino la barretta della vita, eh. Che lei c'è gli attacchi laser eccessivamente faghi. Allora, troviamo intanto un geyser e attiriamolo in questa direzione. Loro partono ogni tot secondi barra minuti. Quindi me la dovrò anche calcolare bene. Perfetto. La forza della terra dovrebbe scuotere anche il colosso. Ok, ok, è la stessa cosa che pensavo anch'io. Sicuramente il geyser è la soluzione. Allora, proviamo a riattirare la sua attenzione e a portarlo su quei cavoli di geyser, perché non mi caca. Cioè, è partito attaccandomi subito. Ehi, ciccia, buongiorno. Scusi, signore. Mi caca un attimino. Allora, siamo anche vicino a uno dei geyser. Se riesco a portarcelo. Agro, mi devi correre, perché signore c'è gli attacchi laser. Sai com'è. Aspetta che scendo intanto. Olè. Ok, mi ha sicuramente notato. Mi ha sicuramente notato. Vieni. Vieni con me. Ti scalderò col geyser perché... Perché signore non mi si muove. Signore mi si muove cortesemente. Agro, ti sei preso una laserata? Ciccio. No, si è fatto male Agro. Ok, buono. Più vicino. Non è male. Sì, ma va... Sto con questi attacchi laser, porca di quella porca. Più vicino. C'è sopra, ma deve essere un attimino più sopra. Probabilmente dobbiamo pigliarlo sulla panza. Agro, ma levati, porca di quella porca. Oh, mi ammazzo il cavallo di spasso. Pepe, troppo. Ti stai muovendo anche troppo. Sei troppo avanti. Aspetta, vai vicino al geyser. Non è vedere dove sia quel cavolo di geyser. Buono. Placati, no, è già andato oltre. Ok, sopra. Buono. Sembra che si stia un attimino... Che sta facendo?
Lo vedo un po' confuso dalla vita. Aspetta. Vediamo se ha punti che possiamo attaccare. Sì, ha un punto che posso attaccare. Non vedo niente. Guardalo lì. Fermo. Ok, preso. Buono. E... aspetta che non lo vedo. Forse è preso. Oddio. Sta prendendo l'equilibrio. Sì, sta prendendo l'equilibrio. Perfetto. Si è capottato di brutto la mega tartarugona. Ok, devo trovare il modo di salire di sopra. Aspetta. Arrivo. Porco cane. Aspetta, non ti raddrizzare adesso. Dammi mezzo secondo. Aggrappati ed è fatta. Perfetto. Sono sulla sua panza. Buono. Continua a salire, Ciccio. Continua a salire. Dobbiamo vedere dove cavolo sono i punti. Sali. Dobbiamo salire lì in groppo in qualche modo. Oddio. Dobbiamo arrivare sulla parte sopra prima che finiamo la stamina. Veloce, Ciccio, che la stamina non è infinita. Ok, aggrappati. Buono. Lo so. Ciccio, mi devi salire sopra. Ciccio, devi salire sopra. E vabbè, che salto faigo non mi hai fatto. Ok, non è male, oddio. Ok. Buono, non ho molti punti per aggrapparmi. Però gli sono su. Ok, abbastanza tranquilla la zona. C'è un po' di scuotimento, ma non troppo. Ok, devo aspettare che si ricarichi il tutto. Buono. Però qua è tutto duro. Aspetta, vedo la testa che c'è un po' di pelo sopra. Aspetti, signore, sia buono che c'ho già i traumi di mio. Ok, salve. Gradisca una bella coltellata che vale più di 1000 parole. Così, ok, va tutto bene, fidati. Voglio un brodino di tartaruga, se sei una tartaruga o un granchio. Sembra tipo una tartaruga gigante. Sì, certo. Ui, Ciccio, placati. Mi hai attaccato col laser fino adesso e mi hai colpito fino il cavallo. Non si colpisce col laser i cavalli altrui. Ok, vai, veloce. Carica il colpo. Ok. Mi domando se ho un unico punto. Beh, intanto io gli piglio questo. Anche se cadiamo di sotto c'è il muso che possiamo aggrapparci. Vai. Buono, va tutto bene. Ok. Carica sto colpo. Ok, quasi. Col prossimo ce la facciamo. Non si scassi troppo, signore, che mi fa volare di sotto. Non ci vuole rifare tutta la parte. Ok, dai, carica il colpo. Lo so, non rompere le scatole. Carica il dannato colpo. È fatta. Ok, e la tartaruga ninja è andata giù. Mio Dio. Il predatore della caverna. Vabbè, può di chiamarlo tartaruga ninja alla riscossa. Fammi bere che mi sono traumatizzato nella vita vera. Oh, tutti i colossi uno differente da quell'altro fino adesso, eh. Levati che arrivano ad attaccarti malo. Forse mi salvo. Volevo farmi un bagno caldo coi geyser. No, ma dai. Volevo farmi un po' le saune terapeutiche per cercare di ripigliarmi. I bagni termali. No, eh. E Agro là dietro. Cioè, mi hanno ferito tantissimo il povero Agro, peraltro. Ma dimmi te, ma povero stellino. Sì, ancora si sente la sua voce in lontananza, sempre più vicina però. Secondo me questi due non è che si rincontreranno mai, eh. Cioè, lei probabilmente si risveglierà viva e lui sarà probabilmente un'anima sacrificale o altro. Secondo me tutta questa storia dei colossi è una scusa che questa forza superiore sta usando per ottenere qualcosa che gli fa comodo, quando in realtà potrebbe riportare in vita la giovane tranquillamente. Sarà tipo scambio equivalente. Lui deve morire perché lei dovrà vivere. C'ho sta mini impressione. Ribadisco, il finale non lo conosco perché non ci ho mai giocato oltre il terzo colosso. Il prossimo nemico, eh. Vediamo un po' cos'è stavolta. Una duna di sabbia isolata. Le sue tracce sono ben celate. Oh, qualcosa che si nasconde sotto la sabbia. Perfetto. È un serpente, dalla forma direi serpente. Scuotendo la terra, il suo sguardo è fisso su di te. È un serpente stalker delle sabbie. Ok, perfetto, è anche guardone peraltro. Piccoli passi, ma ci stiamo riuscendo a far finire il gioco. Senza neanche troppe morti. Una morte per mia imbecillità, dai, non mi posso lamentare. Mio Dio, più giro sta mappa e più mi accorgo di zone nuove, eh. E hanno messo i colossi letteralmente in qualunque punto. Tipo sta zona qua non l'avevo neanche mai vista. Ci sono tempietti che potremmo visitare. Non so se i falchi hanno un senso o altro, hanno solo valenza estetica. Comunque hanno fatto veramente un ottimo lavoro. È veramente un buon remake del gioco, non c'è che dire. Anche la cascatella là sotto. Ma vabbè, dai, buono, dai. Anche in questo episodio ci siamo fatti altri 3 colossi. Non sono riusciti a sopravvivere alla nostra grandissima abilità. Gran botte di cure, lo ammetto. I suggerimenti un attimino di questo spirito ci hanno aiutato. Ma neanche troppo. Potrebbero parlare anche un po' più chiaro, eh. Ma vabbè, dai. Io direi che anche in questo episodio di Shadow of the Colossus è tutto. Quindi lasciate un bel mi piace per continuare la serie. Condividete, fidatevi a crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. E Agro, non so come tu sia sopravvissuto, ma vabbè, dettagli. Ciao!